Senato, ricordo che quest'estate ho visitato la topografia del terrore di Torino, che ospitava sul muro esterno una mostra a cura del Museo dell'Insurrezione di Varsavia sull'insurrezione di Varsavia. In uno di questi manifesti c'era scritto che i polacchi e i ebrei andavano sempre d'accordo e che finché non erano arrivati i tedeschi i rapporti erano ottimi. Ecco, quindi questo è il tipo di manipolazione della storia che in questi paesi sta passando. Direi che ora possiamo aprire a qualche intervento dal pubblico. Mi raccomando, interventi brevi e più che altro domande, non interventi che si aggiungono a quelli dei relatori. Mi scuso anche perché da 10 minuti io dovrò lasciarmi, perché è un treno che parte, Filippo farà da moderatore di quest'ultima parte. Quindi chi chiede la parola? Fanno parte della memoria storica, fanno parte non solo del passato, ma fanno
fa un po' come se si volesse, ecco, con un sistema di lavaggio del cervello, mettendo un chip da qualche parte, come dire, lavare completamente la memoria storica degli europei. Ma questo è già avvenuto, questo è già avvenuto, nel senso il primo paese in cui questo è già avvenuto è stato l'Ucraina. L'Ucraina che ha approvato delle leggi di decomunistizzazione che hanno avuto come conseguenza proprio l'abbattimento dei monumenti. In Ucraina oggi non ci sono, forse ancora qualcosa può esserci nell'Ucraina orientale, quella adesso sotto controllo russo, ma non ne sono sicura. In Ucraina non ci sono più monumenti a Lenin. Lenin è a Lenin. Lenin è, i monumenti a Lenin sono stati tutti quanti distrutti. E diciamo ci sono delle belle ricerche su questo, è stato addirittura chiamato questo fenomeno iconoclastico, è stato chiamato Lenino Pad. Pad è una radice che significa caduta, quindi la padiene è la caduta. Lenino Pad proprio significa l'abbattimento di tutti i monumenti a Lenin, ma parliamo di migliaia di monumenti, perché praticamente ogni località aveva un monumento a Lenin. In Polonia ci sembra molto più. A partire dagli anni 2000, però tutto questo è, diciamo, è iniziato in modo un po' in sordina, e tutto questo però è avvenuto dopo Euromaidan. Dopo Euromaidan è stato un diluvio, e vale dire che è lì che è iniziato proprio il fenomeno del cosiddetto Lenino Pad. In Polonia sono state approvate delle leggi simili, vale dire che sono state approvate delle leggi soprattutto di ridenominazione. Quindi tutte le strade, tutte le piazze adesso sono state ridenominate. Ad esempio il sindaco di Danzica, Paolo Adamovic, ha resistito a questa ridenominazione, è uno dei pochi sindaci che si è rifiutato di applicare queste leggi dello Stato. Quindi sono, diciamo, è uno degli esempi di manipolazione attraverso lo strumento giuridico. Vale dire che ci sono delle vere e proprie leggi di decomunistizzazione che si, diciamo, sono già attive, sono già applicate e in modo diversificato in diversi paesi. Quindi è per alcuni paesi dell'Europa orientale, così come lo ricordava prima Kreinz, la questione dei monumenti agli eroi sovietici della guerra, insomma, quindi ci si fa un grandissimo dibattito che è iniziato immediatamente, questo già negli anni 90. Un monumento che è rimasto però è stato totalmente stravolto nel suo contenuto, è il monumento sul Monte Cosera, che è il luogo dove si è tenuta la definitiva battaglia con la vittoria dei partigiani, e poi i croati hanno fatto come un monumento, cioè hanno svuotato, è rimasto solo il monumento per costruirci un museo alle vittime della guerra, in cui ovviamente in chiave totalmente nazionalistica loro si pongono come vittime. Quindi in quel caso il monumento c'è, il contenuto è ribaltato, e in molte città della Jugoslavia se ne sta parlando addirittura per Sarajevo, verrà tolta il nome più comune nella toponomastica, che è la strada titolata Marsala Tita, quindi al maresciallo Tito, e questo già alla fine, diciamo, del conflitto, quindi dal 96 in poi. L'estate del 2018, sì, sono stato in Bulgaria, in periferia di Sofia, fuori di città, hanno realizzato un grandissimo parco della memoria, ben curato, è un bel prato verde con tutte le grandi sculture, gli Emini, i loro dirigenti nazionali, c'è Guevara, no? E questo è l'aperto. E una grande pinacoteca proprio lì all'interno di questo parco dove sono esposte le opere del periodo socialista. Quindi l'hanno levate dalle piazze e l'hanno concentrate in un punto di memoria. Se questo c'è anche a Budapest, è anche un po' a questo. E poi cazzo, le altre, non so. Per terra. Oh. Hai detto, ciao.
Si è detto, si sostiene da appunto perché non rinverga del regime comunisti, no, e dunque da contratto, non perché non rinverga del fascismo italiano, perché non rinverga allora del franchismo spagnolo o del regime dei coloni greci, perché dico io anche non rinverga della politica coloniale belga in Congo, dove è pieno di persone senza piede, senza braccio, senza una gamba. Quando erano bambini semplicemente si rifiutavano di lavorare in miniere belga. Perché non rinverga dei crimini francesi, delle colonie? Quindi perché non rinverga, andando indietro nel tempo, della politica razzista inglese con la deportazione degli schiavi africani? Perché non rinverga inglese per lo sterminio etnico in Nord America? Perché non rinverga dell'Europa per le politiche coloniali fatte nei continenti divenuti economicamente superiori? Sembra quasi che tutte queste queste dittature fasciste, nazismo, fascismo, franchismo, regime dei colonnelli, eccetera, in Europa, siano state delle schegge impazzite, delle cellule malate di un corpo sostanzialmente sano. E il corpo sostanzialmente sano che viene salvato è il sistema neoliberista, il sistema capitalista, quello che, di cui storicamente formatosi in Europa. Si è detto, il professor Focardi si è detto giustamente che dopo la caduta del muro si sono create due memorie differenti, contrastanti, basate su cosa? Sull'esperienza storica, vissuta, sul vissuto. Quello che alla fine da questa mozione europea viene sacrificato è il pensiero economico, politico, sociale alternativo all'economia di mercato. Con tutte le quelle che abbiamo adesso, che ci dà del benessere, eccetera, ma quella che si è storicamente originata, con tutte le storture, con tutte le devastazioni che sono avvenute soprattutto non soltanto in Europa, ma anche nei paesi africani, in Sud America e altrove. Quindi quello che viene sacrificato da questa mozione è questa possibilità di un pensiero economico alternativo. E questo veramente mi sembra una cosa estremamente negativa. Diciamo, prendiamo un'altra. Buonasera a tutti. Ho tre domande, rispondetemi nell'ordine cui volete. Allora, ricordavo prima Focardi questo spostamento dopo l'89 dalla centralità della resistenza nella memoria alla centralità della Shoah per quanto riguarda i paesi dell'Europa occidentale. E sappiamo che c'è questa elaborazione della memoria della resistenza della lotta al nazismo nei paesi europei, ma quanto peso ha avuto o ne ha avuto mai nella elaborazione dell'Unione Europea, delle istituzioni, della costruzione dell'Unione Europea. L'altra domanda invece riguarda il ruolo dell'antisemitismo nella revisione nazionalista, forse mi può rispondere la professoressa Salomone su questo, perché il collaborazionismo che viene cancellato è stato in quei paesi in gran parte la consegna degli ebrei di quei territori ai nazisti. Quindi se ha ancora un peso oggi l'antisemitismo. E l'ultima domanda è una provocazione, cioè se io mi sono andata a leggere il documento per capire se si parlava solo di stalinismo, di comunismo e fino a che punto di socialismo. Cioè se qui si arriva a Marx anche, il Partito Socialista Europeo realizza che cosa ha votato. Qui si lega all'intervento di prima. Non so se rispondiamo magari facciamo un altro giro dopo e facciamo un giro dopo sì.
Sì, allora, come ha detto anche Piero Graglia, il riferimento alla storia è molto labile nelle istituzioni europee fino sostanzialmente agli anni Ottanta. C'è questo studio della Lenzier, però c'è una storica tedesca andata a vedere i discorsi fatti dai politici europei in occasione di ricorrenze storiche, fondamentalmente la dichiarazione Schuman nel maggio del 50, e poi quella a cui si fa riferimento come primo momento, come primo passo, no, di avvio per la costruzione dell'Unione Europea, chiamiamo dell'Europa Unita, la creazione dell'acciaio, l'Unità Europea del Carbone e dell'Acciaio. E si vede che al di là di un generico riferimento a che cosa? Alla Seconda Guerra Mondiale, quello sì. Noi nasciamo fondamentalmente da quello, è l'Europa che si è dilaniata, il nazionalismo europeo che si sono dilaniati nella prima, ma soprattutto la Seconda Guerra Mondiale, che dicono basta, mai più guerra. Però al di là di questo generico riferimento, nei discorsi dei politici europei negli anni 60 e 70 si parla dei grandi successi conseguiti dalla comunità oggi e dei grandi prospettive del futuro, non si guarda indietro. Si comincia invece a parlare nuovamente della storia, a guardare al passato europeo alla metà degli anni 80, in occasione del bilancio dell'Unione, del processo, no? L'atto unico dell'ora, eccetera. È lì che si fissano i simboli, ad esempio nell'85 l'inno, la bandiera, il motto, no? Sono fissati al Consiglio Europeo di Milano nell'85, ed è lì che ci sono alcune risoluzioni, le prime risoluzioni del Parlamento Europeo che si occupano di storia, fra cui quella proprio, il ricordo dell'8 maggio 45, in cui, rispondo alla domanda, il riferimento è sulla memoria antinazista e antifascista. Solo quello, non c'è traccia di totalitarismo comunista. Qui la memoria dell'Europa si rifà alla lotta antifascista, antinazista, addirittura si chiede, in quel caso siamo nell'85, la punizione dei criminali di guerra nazisti, si riporta nella premessa il caso di Walter Reder, vi ricorderete che proprio credo l'anno prima, nell'84, viene, insomma, torna in Austria in modalità non proprio piani. Quindi c'è questo riferimento. Forse una cosa veloce sulla Germania, che poi mi aveva posto la questione Piero Graglia sul nazionalismo tedesco. E chiaramente in Germania c'è anche adesso in Germania una destra, che è quella dell'AfD e quella di Pegida, che contestano l'atteggiamento autocritico delle istituzioni tedesche, cioè contestano la Vergangenheitsbewältigung tedesca, l'idea che si supera il passato attraverso la sua rielaborazione critica, che nel mercato tedesco vuol dire autocritica, perché loro quella la considerano una cultura della vergogna. Noi non ci dobbiamo vergognare, no? L'idea che dobbiamo rimuovere il macigno dell'olocausto che pesa su di noi e non ci fa essere una nazione normale che può tutelare i propri interessi nazionali come tutte le altre nazioni. C'è questo discorso, che però è minoritario, è consistente soprattutto nelle zone della Germania, nelle zone orientali della Germania, ma è minoritario. Tu hai rilevato hai percepito un nazionalismo tedesco più linguistico-culturale a Berlino. Forse sì, anch'io l'ho percepito, ero a Berlino quando la Germania ai campionati mondiali vinse 7-1, 7-0, era con Brasile. Ero lì in Friedrichstrasse e la mattina dopo c'erano girati tutti i tedeschi con le loro belle bandierine tedesche messe sulla macchina a strombazzare, una cosa molto diversa dai festeggiamenti italiani e post, no? Cacciaroni con le nostre bandiere di ogni foggia. Loro avevano ognuno la bandierina fatta apposta con una asticella messa sulla macchina. E cioè, però appunto il discorso è politico, in Germania ancora manca quello che loro chiamano urrapatriottismo, cioè il patriottismo dell'urra, casomai propongono il patriottismo costituzionale. Quando l'ho visto, cioè quando ho scoperto che per la festa nazionale tedesca non c'è parata militare, è una festa federale. Ogni anno cambia, la festeggiano in uno dei capoluoghi, diciamo, dei vari Länder. C'è il giorno delle moschee aperte. La Merkel nel 2015 ha voluto accanto a sé sul palco 15 profughi siriani. Cioè, il segno è molto forte e secondo me è un modello di memoria che è veramente all'opposto rispetto a quello polacco, perché oggi l'altro modello è quello polacco.
che sono d'accordo, son d'accordo con Antonella, è fondato sulla, ad un tempo la vittimizzazione e l'eurocizzazione della nazione polacca. E questo è venuto fuori, anche faccio forse quest'ultima nota, proprio in occasione dell'inaugurazione della Casa della Storia Europea a Bruxelles, maggio 2017, principale investimento culturale delle istituzioni, il progetto tedesco di Oettingen, che io non ho visitato, mi dispiace, andavo via Mirko, che invece Mirko Carrettieri l'ha visitato, poi però come vuole avrà visitato. E lì c'è stata una polemica esemplare, perché un mese dopo una delegazione della piattaforma per la coscienza e la memoria europea, 15 persone, quasi polacchi, baltici, eccetera, e un paio di tedeschi, sono andati a visitare questo museo e hanno stilato un documento durissimo, di critica durissima di questo, dicendo che cosa? Dicendo che lì c'è appunto una raffigurazione della storia europea in chiave di Vergangen als Bewältigung, autocritica. Lì c'è, mi hanno detto, il colonialismo, rispondo un po' anche a una sollecitazione che è stata fatta, cioè si parla delle colpe non solo del nazismo, del fascismo, ma si parla delle colpe del colonialismo europeo, e però hanno scritto in questo documento che manca la nazione, manca il valore positivo del nazionalismo. Il nazionalismo è identificato con sciovinismo, razzismo e nazismo, ma le nazioni hanno dato un contributo positivo. Voi europei, qui c'è uno scontro fra questa lettura, è un progetto fatto da tedeschi criticato da polacchi, per capirsi. Voi avete provato a creare l'homo europeus in maniera artificiale, così come i sovietici hanno provato a creare l'homo sovieticus durante i 40 anni, in maniera artificiale, tagliando l'identità nazionale. Un bello scontro, per questo io mi sono un pochino sorpreso e preoccupato nel vedere poi il Parlamento Europeo che adotta un'impostazione alla polacca di questo, in questo modo, con tutti i contrappesi, con quali contrappesi, perché secondo me lo sbilanciamento resta ancora molto forte, ecco. E niente, mi fermo qua, sono temi che mi appassionano molto, ma è bene, mi fa molto piacere sentire cosa pensano gli altri colleghi. Sembra che io sono spaventato delle tendenze dal basso, cioè queste politiche hanno riscontro. E queste, se queste tendenze non ci opponiamo, iniziative culturali, non criticando la funzione, non si fa l'Europa è finita. Se i ragazzi insegnano questa storia, tra di sì, signora, è finita la storia. Guarda che ci può essere. Prima osservazione, seconda osservazione. Io credo che stiamo sottovalutando gravemente cos'è stato il totalitarismo stalinista e le dittature comuniste. Perché guardate, va bene tutto, Berlinguer, Moliera, eccetera. Scusate, non giochiamoci attorno al problema. Ovunque si è andato al potere, il sogno del comunismo è diventato un incubo. Dalla Russia, dalla Cina, dalla Vietnam, da Cuba, i vecchi del nostro 68.000 anni. E allora con questo non possiamo far finta che non ci sia, ma non possiamo far finta che non ci sia, non solo perché quelli che l'hanno sofferto non lo dimenticheranno mai, ma perché non possiamo dimenticarlo noi. Perché è un problema nostro, un sogno che è stato nostro, quello mio, che è stato mio, un sogno che è diventato incubo. E questo non lo possiamo spendere dalla storia del Novecento, non possiamo far finta che non ci sia. Ultima cosa, se volete, in questo caso un esempio positivo, cioè non c'è modo di parlare, ma solo per dire insomma, che questo modo di confronti fra Bologna e Lacedate non è inaffrontabile. Noi abbiamo avuto nella storia d'Europa su un punto che è totalmente rimosso nei paesi che non hanno vissuto, che è un'enorme ferita del 45, cioè l'espulsione forzata di 11-12 milioni di tedeschi, con un milione di vittime grosso modo, dalla Polonia, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Jugoslavia e da altri paesi in cui hanno vissuto per degenerazioni, non solo i tedeschi importati da Hitler nella fase della guerra. E con questo fenomeno di lacerazione enorme su cui non è, che è rimosso, non c'è nello studio di storia, è totalmente rimosso.
Ecco, su questo oggetto si è fatta una battaglia che ha segnato dei passi in avanti del dialogo, non si faceva Europa se non ci si misurava anche con questa fede. La prima è misurarsi parte da chi ha fatto la persecuzione. È un percorso che comincia con l'appello dei vescovi polacchi a quelli tedeschi: noi perdoniamo del 66, noi perdoniamo e chiediamo perdono, noi perdoniamo per i crimini nazisti e chiediamo perdono. È continuato a consolidarlo ed è continuato anche nelle prove politiche del senso della Polonia, del Prazio, ma i polacchi all'opposizione e poi solidarlo, e con Fronte Democratico, che ha avuto scontri feroci tra polacchi e ucraini. La rivoluzione democratica polacca, la rivista Cultura, per capirci, dice negli anni 70, credo, una roba che sembrava pazzesca: noi non dimentichiamo i confini vecchi della Polonia, no? Che è stata totalmente spostata a occidente. Noi ci basiamo, noi pensiamo che il comunismo cada e che l'Ucraina, per i fatti eccetera, può essere alleata della Polonia in futuro. In base a questo, Michi, nell'89, può andare al convegno dei nazionalisti democratici, diciamo, non del peggio, ucraini, per dire, diciamo, noi non vogliamo questo due confini. E questo apre la via al dialogo. La prima cosa, gli storici legati a Duce, fino al 68, aprono la riflessione sull'ingiustizia dell'espulsione dei tedeschi, e la prima cosa che fa Havel nel dicembre dell'89, gennaio del 90, va come presidente della Germania e chiede scusa ai tedeschi dei Sudeti per essere stati espulsi. È tale la reazione che un quotidiano italiano importante titola "Prima gaffa di Havel". Non era un quotidiano intenso, eh? Allora, passi davanti a noi, è bastato pochissimo, insomma un clima diverso e si è tornato molto all'indietro. Esempio italiano, 2010 si è costruito Kist, che fa parte di questa espulsione di popolazione, la popolazione in cui Kist fa parte, e parte costruita per le stesse ragioni, allora è meglio qui. Nel momento in cui c'è una legge, devo dire, mentre sentimento che c'è questa mozione, ci tocca apprezzare profondamente la lezione del giorno del ricordo, che non ci fa la lezione di storia, cioè anzi è stato tradotto, a noi sembrava un po' la foglia di fico, le complesse vicende fino all'Italia, ma la lezione istitutiva del giorno del ricordo permette un confronto tra posizioni diverse. Questo confronto l'abbiamo fatto grazie agli storici, soprattutto di Trieste, dell'Istituto della Resistenza di Trieste, che ha fatto questa battaglia, e ci ha permesso anche all'Istituto Nazionale e alle rete degli istituti di essere pronto nel momento in cui si è inaugurata, si è aperta la giornata del ricordo. Ha avuto un culmine nel 2010, il 10 luglio 2010, Napolitano con i presidenti di Slovenia e Croazia ha un concerto dell'amicizia di Mucchi dirige con musicisti italiani, sloveni, croati, in omaggio ai luoghi del dolore delle vittime. 10 luglio 2010, 10 febbraio 2019, il presidente italiano della Commissione del Parlamento Europeo Tagliani grida "Viva Zara Italiana" a voi, capite? E guardate, c'è stato, chi segue la giornata del ricordo lo sa, in questi anni c'è stato un reale andare all'indietro. È sempre più diventato, non è solo la ragione del Friuli Venezia Giulia che dice che significa parlare del fascismo nella giornata del ricordo, significa infangare la giornata del ricordo. Non è solo che la giunta del mente del Friuli Venezia Giulia, che di destra a destra sono giovani, parlo con condizioni di causa, ma è un più generale clima, che con una incidenza pesante delle associazioni di profughi che non erano neppure per l'atteggiamento che per una parte avevano avuto all'inizio. Ecco, io credo che questo sia un terreno di confronto e di su cui è necessaria un'iniziativa culturale che abbiamo abbandonato o disertato. Questo è centrale, secondo me. Complesso, nel senso che per me lo giudico complesso perché c'è un antisemitismo senza gli ebrei, nel senso che le comunità non sono quelle comunità di un tempo, questo è un Yiddish land, non esiste più, però l'antisemitismo c'è.
e al tempo stesso ci faceva pensare di Leo Kreitz quando utilizzava, cioè ricordava anche gli atti di perdono. Ci sono state, io considero l'Europa orientale durante gli anni 90 un grandissimo laboratorio di democrazia, con molti incidenti, molti problemi, molti arretramenti, ma anche molti avanzamenti. E uno di, diciamo, forse uno degli aspetti di questo laboratorio è stato il tentativo di portare avanti delle politiche attive di riconciliazione, attraverso proprio delle politiche del perdono, quindi l'atto più famoso per, diciamo, l'Europa post-comunista sicuramente è stato quello di un presidente polacco, Kwaśniewski, che nel 2001 chiede perdono per l'eccidio di Jedwabne, l'eccidio per l'appunto denunciato, di cui scrive lo storico Jan Gross, che 10 anni dopo invece viene incriminato per le stesse ragioni per cui invece era stato eletto ed erano state create delle politiche di riconciliazione. Sono stati dei tentativi che si sono avuti un po' in tutti i paesi dell'Europa orientale, proprio per la, diciamo, la ricostituzione delle relazioni ebraico-polacche, ebraico-lituane, romeno-lituane, un po' meno. La cosa, diciamo, sorprendente è come rapidamente tutto questo si è venuto meno. E probabilmente io non sono in grado ancora di capire bene la rapidità di questa inversione di tendenza. Probabilmente è stato molto sottovalutato il discorso di contrasto, vale a dire che mentre da un lato il presidente romeno era Iliano, forse se non ricordo, portava avanti delle politiche di, diciamo, apology, proprio diciamo, la richiesta di perdono a nome di comunità che erano state vittime di eccidi, di violenza. Contemporaneamente però veniva anche creata, si eroicizzava, non so, Antonescu, in Ucraina si riconoscevano e si andava alla ricerca dei luoghi, dei siti, dei massacri di massa, dei massacri collettivi, quindi si cercava di identificare i luoghi dei massacri che molto spesso non erano stati completamente cancellati, ma al tempo stesso però qualcuno portava avanti invece la riscoperta di Mandela. Quindi forse sono state sottovalutate queste forze ultranazionaliste molto sotterranee che a un certo punto però hanno preso il sopravvento. Non so, capire la rapidità dell'inversione non riesco ancora bene a capire. Ma però l'antisemitismo oggi non è probabilmente oggi ci sono altri anti. Quindi sappiamo bene che la questione migratoria in paesi come l'Ungheria, ma anche come la Polonia, sono il rifiuto di ricollocare dei rifugiati, insomma, siano gli aspetti importanti delle loro politiche di carattere nazionale. Io volevo rispondere sul discorso della Norimberga, delle Norimberghe anche per le politiche coloniali fatte, tutto il resto è giustissimo. E c'è da dire che sul colonialismo europeo, l'imperialismo colonialista europeo dell'Ottocento e del Novecento, il giudizio è già stato dato, cioè nessuno ne riconosce la giustezza o la positività in senso assoluto. Certo, il massimo dell'ambiguità è quando si dice, beh sì, però insomma qualcosa di buono abbiamo fatto anche per loro. Ma questo non è un giustificare il colonialismo per come è stato, cioè nessuno giustifica la Bretagna che aggredisce lo Zululand o il Congo. Recentemente è uscito un bel volume di uno storico olandese sul corso intitolato per Congo, in cui lui raccoglie molte memorie anche di congolesi dell'epoca, all'epoca della colonizzazione belga, ed è stato fonte di un grande dibattito nel Belgio, cioè le società europee, quelle colonialiste intendo, l'hanno ben archiviato, forse tranne l'Italia. L'Italia, noi siamo diventati colonialisti buoni, quelli che facevano strade, scuole, ponti, e ci dimentichiamo che in 3 giorni riusciamo ad ammazzare 26.000 etiopi. Addis Abeba per un attentato fallito ai razziani. 3 giorni
6.000 persone per strada, ognuno veniva sparato o bruciato lì dove stava. Per questo dico che per quel tipo di colonialismo legato soprattutto all'impossibilità del secondo conflitto mondiale manca una Norimberga o comunque una riflessione per quanto riguarda i crimini di guerra italiani. Siamo forse l'unico Stato dell'Unione Europea con questo lavoro anche di riflessione storica che pure è stato fatto, non ha fatto breccia dell'opinione pubblica e noi siamo italiani brava gente, ma brava gente di cosa? Poi fermo restando che sono d'accordissimo sul discorso che vorrebbe una riflessione su un diverso modello di sviluppo, perché quel tipo di colonialismo poi ha portato con sé un tipo di rapporti economici anche in un paese in via di sviluppo successivamente drogato e malato. Mi ha colpito questo discorso relativamente che facevi sull'antisemitismo, su cosa, come si è arrivati a questo punto. Due anni fa ero a Budapest e osservavo le tre bandiere sul Parlamento di Budapest, bellissimo tranzo sulla riva del Danubio, e una non la riconoscevo ovviamente quella ungherese, riconoscevo quella della città di Budapest, ma non riconoscevo la terza era la bandiera della comunità ungherese di Kolozsvár in Romania, che i rumeni chiamano Cluj, i tedeschi chiamano Clausewitz. Come dire, che cosa dovrò avere oggi se non anche un grumo di revanchismi e di, una volta si sarebbe detto, non in terre, irredente, che meritano addirittura di una bandiera diventata sul palazzo del Parlamento per dire tanto ritorneremo, o comunque quella è roba nostra. E quando ho chiesto alla guardia, parlavo con il presidente, ma cos'è quella bandiera? Quella è la nostra bandiera di Kolozsvár. Io sono stato a Cluj, per quasi 6 mesi, quindi conoscevo la differenza e il nome ungherese di Kolozsvár e ho detto, ah, avete messo la bandiera lì? Dice, sì, perché per noi è importantissimo. E quando ero a Cluj, parlavo con gli studenti rumeni, gli dicevo, ma come sono i rapporti con la componente ungherese, con la minoranza ungherese, che in realtà è quella zona che si avvicina ad essere maggioranza. Già buonissima, adesso siamo perfettamente, era 2000 circa, non so come siamo adesso, adesso siamo perfettamente in armonia. Certo, mio nonno mi raccontava che suo padre lo portava la domenica a sparare agli ungheresi, cioè andava sulla frontiera e tiravano chi passava dall'altra parte, era lo sport praticamente domenicale dei giovani rumeni. E con questo per dire che ci sono ancora tensioni, forse come sei arrivato a questo punto? Beh, probabilmente facendo una politica della memoria sbagliata. Non so se ci sono, ma ora che siamo 7:20 e credo che sono convinto, almeno personalmente, sia stato un incontro molto bello che ha approfondito questa risoluzione del Parlamento Europeo, vedendo ovviamente molti aspetti. Ovviamente resterebbero ancora tante questioni importanti da avete sollevato voi e noi da discutere, la questione della resa dei conti col comunismo, ovviamente non è una questione, ma anche una questione forse è stata evocata, forse devo fare una resa dei conti col capitalismo, no? Abbiamo uscito un libro, se non sbaglio, ho adoppiato, no? Di Antonio Polito, la caduta, due muri sono caduti per Polito, quello appunto che è quello che conosciamo tutti, ma anche il secondo muro è, come dire, i limiti, chiamiamoli così, di un certo modello di sviluppo del nostro capitalismo. E è possibile, la domanda che faceva prima Roberta Mina, ma in questa critica radicale al comunismo viene coinvolto anche il socialismo? Sono interrogativi, secondo me, aperti, ma l'ultimo, quello più importante, questo ovviamente non abbiamo tempo per parlarne questa sera, ma l'appello che faceva Kranz è molto importante, cioè l'Europa se va avanti così è già disintegrata, o
va comunque a sbattere ancora di più, si rianimano contrapposizioni forti, la necessità di iniziative culturali per contrastare tutto questo, ma che tipo di iniziative culturali? Ovviamente io aspetto veramente con, non dico con trepidazione, sarebbe troppo, ma con grande interesse l'uscita il volume di accurato Crisi sul calendario civile europeo, quella sicuramente è un'iniziativa importante e spero che abbia molta eco, se ne parli sicuramente anche noi come istituto, come istituti dovremmo farcene carico, però resta secondo me il grosso interrogativo di cosa si può fare anche a livello culturale e con la speranza che l'Unione Europea in qualche modo cambi un po' l'indirizzo. Dal suo interno, io ho citato questo Markus Bruce, che è un giovane storico austriaco, un funzionario della Commissione Cultura del Parlamento Europeo, che nel 2013 ha scritto un report criticando le politiche della memoria dell'Unione Europea e invitandola a investire di più sulla storia. Devo dire però per ora l'Unione Europea non ha prestato ascolto a questa sollecitazione. A me è capitato di andare a pranzo un paio di anni fa con uno politologo spagnolo, Carlos Closa, che lavora strettamente a fianco della Commissione proprio sulle politiche della memoria, un orientamento analogo a quello che abbiamo visto nella risoluzione. Ho parlato con lui, gli ho raccontato di questo documento di Marco Sprucci, un documento del Parlamento Europeo che lui conosceva, però mi ha guardato con un gesto sprezzante, ma come dire, queste sono cose che non interessano, non ci interessano, che lui parlava, diciamo, da uomo molto vicino appunto alla Commissione e alle istituzioni europee. Quindi per ora diciamo, le istituzioni europee mi sembrano piuttosto così indifferenti, non sensibili rispetto al problema e in realtà protese a sviluppare ancora di più queste politiche della memoria, tant'è che la risoluzione dice apertamente che dobbiamo investire nel progetto Europa per i cittadini, che ha una linea di finanziamento su questi temi, nazismo e comunismo, e dobbiamo dare più risorse alla piattaforma per la coscienza e la memoria europea, che lavora esattamente con questo indirizzo. Ecco perché appunto mi ripongo, credo ci lasciamo così, ma non per diciamo innervare la nostra assemblea con un atteggiamento di rinuncia, no, ma veramente dobbiamo porci la questione di cosa fare sul piano culturale e credo che ognuno di noi che insomma abbiamo le nostre possibilità è chiamato, magari meglio se lo facciamo insieme, ad attivarsi, a lavorare in questa direzione. E con questo vi ringrazio davvero.